piange ancora, insomma, vedendola. È una, non voglio dire una pressione, però è una pulsione, insomma, forte, no? Quella sì, di... no, in questo momento mi interessa di più il gioco, i miglioramenti della squadra. Fra la partita di Foligno e quella di domenica con l'Avellino, così, un po' meno bene il primo tempo sicuramente di domenica, per il resto sia a Foligno che il secondo tempo di domenica molto bene, quindi andiamo a Carpi cercando sempre un miglioramento dal punto di vista del gioco, così, proprio dal punto di vista della squadra, una crescita in quel senso lì mi aspetto. Poi è chiaro che di pari passo sono molto importanti anche i risultati, però io penso che i risultati, se non si gioca bene, se non siamo messi bene in campo, faremmo fatica a farli, e quindi quello che mi interessa è migliorare. È evidente che in questo miglioramento ci vuole anche quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di personalità, quel pizzico di consapevolezza che ci andiamo a giocare i punti pesanti in questo momento, perché in questo momento è evidente che noi dobbiamo rimanere attaccati a quel gruppo lì che ci precede. Questo è quello che vogliamo fare, togliendoci le paure, le ansie e tutto il resto. Però bisogna fare punti sia per quanto riguarda quello che c'è davanti che anche per quello che c'è dietro, perché voglio dire, la classifica è talmente corta che basterebbero due o tre passaggi a vuoto che magari poi comincerebbe a arrivare l'ansia, quindi l'ansia non la vogliamo, anzi noi vogliamo togliercela l'ansia, anche quella lì che avevamo un po' nella testa, no? Soprattutto qualche domenica fa, e quindi cercheremo sicuramente di migliorare, ma di migliorare di pari passo anche la classifica. No, intanto la domenica dopo questo primo tempo così e così e il risultato negativo, chiaramente, no? Avremmo anche potuto così sbracare, prenderne quattro. E invece siamo entrati in campo veramente determinati, veramente convinti nei nostri mezzi, no? E questa è la cosa che più mi ha fatto piacere, questa reazione che c'è stata. Quella è la cosa che mi ha impressionato tanto, che poi voglio dire, dobbiamo lavorare perché qualche problemino ce l'abbiamo sicuramente, ci mancherebbe altro, questo lo sappiamo. E in questo cammino quanto pesa in questo momento l'assenza di una vittoria anche bella, ecco, dal punto di vista numerico, che sblocca, insomma, la squadra definitivamente? Non ci deve pesare, deve arrivare e quindi ci deve dare maggiori stimoli, maggiore entusiasmo, maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Però, ripeto, quel secondo tempo di domenica c'erano tutti gli ingredienti per ritornare in campo e veramente fare una brutta figura fino al 90°. Invece questa reazione che c'è stata è stata molto importante, la gente l'ha capita. Forse perché penso anche alla squadra, mister. Sicuramente, cioè il fatto di aver pareggiato, di non aver vinto in casa e comunque essere usciti, penso, fra gli applausi quasi di tutto lo stadio, questo qui è una grandissima iniezione di fiducia, così, che ci è arrivata. È evidente che se fosse arrivati anche due punti in più sarebbe stato meglio. Mister, mancano 7 giornate alla fine del girone d'andata. Nelle prossime 7 il Foggia incontra le 5 prime della classe. Partendo dal presupposto che probabilmente è il campionato più brutto anche a livello tecnico degli ultimi anni, queste 5 partite possono darle un'idea più oggettiva su quelle che sono le potenzialità del Foggia e su quello che è l'obiettivo del Foggia, se non se l'è già fatta dopo 20 giorni dal suo arrivo? No, ma io penso che allenare questa squadra, allenare in questa città, allenare in questa piazza, allenare con questo pubblico, in questo stadio, io penso che sia un obbligo per tutti noi cercare di guardare sempre al massimo. Questo è normale. Poi io una volta c'avevo un allenatore che si chiamava Trapattoni quando giocavo nell'Inter e lui diceva: l'obbligo nostro non è di vincere, ma è di lottare per vincere. E questo è quello che vogliamo fare noi,
Poi se ci riusciremo o no, questo lo vedremo, poi dipende, i campionati possono prendere una buona piega o una brutta piega, però quello che dobbiamo assolutamente fare noi è veramente dare l'anima, come abbiamo fatto domenica, soprattutto nel secondo tempo, e cercare di coinvolgere la gente come abbiamo fatto domenica. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo essere una squadra garibaldina, una squadra molto... molto convinta di quello che facciamo, una squadra che deve entrare in campo, sappiamo che la partita noi partiamo già indietro, perché la classifica ci dice che noi siamo indietro e quindi quando l'arbitro fischia noi è come se già perdessimo, quindi dobbiamo entrare in campo con la cattiveria, con la voglia assolutamente di mettere sotto l'avversario, poi ci si può riuscire o no, questo dipende da noi ma dipende anche magari dagli avversari. Che avversario si aspetta anche perché per Stefano dovrebbe sfidare un 4-4-2 molto probabilmente anche al contropiede? No, il Carpi io l'ho vista, è una formazione che mi ha impressionato più di tutte, una buona squadra, ho visto la partita che hanno fatto con la Reggiana, un'ottima squadra veramente, una squadra completa, una squadra molto forte fisicamente, una squadra molto tignosa negli uno contro uno, tutta gente importante nel posto giusto, una squadra completa, una squadra che così da battere, vuol dire, noi dovremmo fare, per batterla noi dovremmo fare una signora partita, quindi questo lo sappiamo, ci stiamo preparando al meglio per questo incontro e quindi saranno di quelle belle partite che in un campionato no, sono molto importanti, hanno un peso specifico importante. No, sicuramente. Poi non è che si può sempre regalare le briciole, cercheremo di regalare qualcosa di importante. Poi, ripeto, ci sono anche gli avversari in campo, questa domenica è un avversario importante. Avremo delle difficoltà, sicuramente, però penso e sono convinto di questo, le difficoltà le troverà anche il Carpi. Questa è una domanda un po' brutale. Venitucci indubbiamente è una risorsa per il Foggia. Però guardando dall'inizio della stagione ha stentato a trovare una collocazione. Sotto questo profilo è un problema anche per lei? No, per me no. Per me ne vorrei avere 4-5 di Venitucci in squadra io. Quindi Venitucci è veramente un giocatore molto, molto importante per noi, può ricoprire più ruoli e per questo penso di essere molto contento. Ce ne avessi molti di giocatori che così, molto duttili in ogni zona del campo, sarei molto, molto contento. Avrei più tranquillità anche proprio nel preparare, nello spostare, nel cambiare anche a partita iniziata alcune situazioni tattiche in campo. E invece mister, dall'altra parte c'è un giocatore che sembrava un oggetto misterioso finché non c'era lei, che era Tiboni, da quando è arrivato lei sembra un altro giocatore. Secondo lei il miglioramento di quel calciatore psicologica oppure si adegua meglio al suo modo di giocare? Non lo so, questo non lo so, non ho idea. Io di solito quando arrivo in una squadra cerco di dare, chiaramente, compatibilmente con le partite che andremo a affrontare, con i punteggi e le classifiche che abbiamo, eccetera, eccetera. Cerco di dare fiducia ai miei giocatori, magari penalizzando qualcuno rispetto a altri, però quando dai fiducia a un giocatore, io penso che le 3, le 4, le 5 partite gliele devi dare, non puoi dargli una partita e poi cambiarlo, poi ricambiare. Evidente, non sono un allenatore che cambia poco, però a quei giocatori, secondo me, cui penso si debba dare fiducia per poterli far rendere bene, bisogna dargliela, bisogna fargliela sentire. Mi se pensa un po' una mezza rivoluzione a centrocampo. Non lo so, ripeto, è una partita molto fisica, quindi metteremo in campo i giocatori che danno più garanzie dal punto di vista proprio fisico, dal punto di vista della corsa, dal punto di vista dell'aggressività, dell'uno contro uno. È una squadra molto così, molto volitiva, magari anche un pelino meno tecnica, ma molto volitiva. Una provocazione, insomma, da chi è rigori? Tanto, voglio dire,
mi fa ben sperare il fatto che in due partite abbiamo avuto due rigori, due espulsioni no, contro nella squadra avversaria, quindi vuol dire che il nostro gioco quantomeno arriva in area di rigore avversaria e è fastidioso per l'avversario, no? Quindi questo mi fa piacere. No, io non mi spacco la testa, chiaro, Venitucci magari un attimino di pausa la prenderà, perché un conto sbagliarne uno, un conto sbagliarne due, cioè non è che voglio andare a fare le lotte, no, così contro Mulino a Vento. Sicuramente ci sarà, spero ci sia un altro rigore e sicuramente ci sarà un altro rigorista. Si è parlato prima di calciatore recuperato. Frigerio, come l'ha visto in settimana, soprattutto dopo le sorti del campionato di Domenico? Frigerio è bene, è un giocatore che secondo me può migliorare tantissimo, è un giocatore che ha delle, veramente delle grandi potenzialità. L'ho visto bene, è un 92, ma non conta niente, i giovani vanno lanciati, se i giovani non li fai mai giocare non matureranno mai, quindi ci sono tanti giovani qui che a me piacciono, Marinaro è un altro di quelli che a me piace, anche se del 94 a me non interessa niente, lo stesso Cortesi, Franco, il ragazzo che poi no, è ancora non è tesserato con noi, però voglio dire, anche lui è molto bravo, ho visto anche la Beretti ieri, io non ho problemi, io anche un po' incoscientemente a volte butto dentro il giovane proprio perché penso che l'incoscienza anche da parte del giovane sia una forza, magari ci sono giocatori esperti che subiscono magari le situazioni troppo perché l'hanno già vissute tante volte, invece il giovane magari così, questa inesperienza, questa incoscienza ti entra dentro e magari ti spacca una partita, quindi come l'ho fatto a Taranto qualche anno fa con Nicolino Russo, lo farò sicuramente anche quest'anno con questi ragazzi di cui parlavo. Mister, Barletta servirà anche a questo, in Coppa? Sì, a Barletta andremo, e giocheranno tutti quelli che hanno giocato poco fino ad oggi, tutti, dal primo all'ultimo, e quindi vedremo anche proprio tanti giocatori che non abbiamo o che non avete mai visto magari.